Bentrovati! Il protagonista del Portrait of che state per vedere è uno straordinario interprete e autore del cinema italiano. Un artista che con le sue abilità espressive riesce sempre a far sorridere lo spettatore. Stiamo parlando di Sergio Rubini. L'eclettico attore e regista nasce vicino a Bari nel 1959 e si trasferisce a Roma all'età di 19 anni per iscriversi all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. Il suo debutto nel cinema è tenuto a battesimo dal grande maestro Federico Fellini, che gli offre una parte nel suo film del 1987, L'Intervista. Il 1990 è invece l'anno che segna l'esordio di Rubini alla regia, grazie al lungometraggio La Stazione, nel quale è anche protagonista al fianco di Margherita Bui nella storia di due solitudini che si incontrano. In questa intervista a ritratto ripercorriamo con Sergio Rubini alcune delle tappe più significative della sua carriera, dall'incontro con Fellini a quello più difficile con Mel Gibson sul set della Passione di Cristo. Per finire, Rubini ci racconta il suo punto di vista sul cinema italiano. Buona visione! Abbiamo due parole, ho detto, divertitevi, strafocatevi e pregate gli anni al bambino, a me e a tutta la famiglia. Tanti auguri! Tanti auguri! Mondo in cui sono finito, questo lavoro che faccio, mi ha dato un solco. La fortuna che ho avuto da ragazzo di aver individuato abbastanza presto cosa volessi fare, perché vedo che il problema dei giovani spesso è proprio non sapere cosa fare, per cosa sono venuti al mondo. Questo svuota di senso la vita, no? Per cui la mia fortuna è stata invece che a 15 anni, 16 anni avevo stabilito che avrei fatto l'attore. Tutto questo mi ha dato una traccia, ha reso la mia vita più possibile e mi ha contenuto, perché tante volte, non avendo la possibilità di contenersi, ci si smarrisce. E io probabilmente sarei stato uno di quelli che in qualche modo sarebbero, diciamo, pronti a smarrirsi. Mio padre diceva sempre: ti devo imbarare e ti devo perdere. Tony, ti ambaretti a pe, ti ambaretti a pe. Mi piace il cinema di genere e mi piace la gente della strada. E il cinema di genere spesso è il luogo in cui la gente normale, in realtà, viene raccontata meglio. Mi piacerebbe anche interpretare cattivi, poliziotti, pistoleri, gangster, di tutto. Io ho conosciuto Fellini quando avevo poco più di 20 anni, mentre preparava La Nave Va. Ho raccontato tante volte questo incontro, che ormai, insomma, comunque lo incontrai, lui gli portai delle fotografie nel suo studio, su a Cinecittà, sul Teatro 5. Lui mi fece complimenti per queste foto, perché mi disse che assomigliavo alle mie foto, perché mi chiarì che molti attori non assomigliano alle foto con cui vanno in giro, per cui lui si complimentò, mi disse: lei è tale e quale le sue fotografie. Poi sulla soglia mi fulminò, prima mi disse che forse non ci sarebbe stato un ruolo da offrirmi in quel film, e poi sulla soglia mi fulminò assicurandomi che un giorno avremmo lavorato insieme. Nella Nave Va non lavorai, fui chiamato addirittura 4 anni dopo per interpretare il ruolo che poi ho fatto in Intervista con lui. Diciamo, per cui lui è entrato nella mia vita in questo modo, come entra un mago, diciamo, attraverso una divinazione. C'è chi pensa che Fellini fosse un mago, c'è chi pensa che fosse un iniziato, c'è chi pensa che fosse un cialtrone, un visionario, un sognatore. Fatto sta che nella mia vita è entrato in una maniera che ha a che fare con la magia. Margherita Bui ha influenzato il mio modo di fare cinema, nel senso che Margherita è stata un'attrice che ho preso tante volte, influenza, diciamo, più che il mio modo di fare cinema, influenza i miei cast, nel senso, quando penso ad un'attrice mi viene sempre in mente Margherita,
per cui è un po' come la Barbie con gli sci e la Barbie in montagna, con i bikini e la Barbie al mare. Diciamo, Margherita me la immagino in tutti i modi e mi sembra sempre l'unica attrice da infilare nei miei film. Fammi vedere che almeno una volta ti interessa una cosa che piace a me. Voglio stare attaccato tutto il giorno al paracadute come fossi un pipistrello, va bene? Allora io sto zitta 3 giorni e ti rovino le vacanze. Salvatore invece è un amico ed è un maestro, una persona che ho conosciuto nel lontano 96 per un film che si intitolava Nirvana. Sono stato affascinato, diciamo, dal suo modo di lavorare, dal suo modo di guardare il mondo e di raccontarlo. E ha influenzato il mio cinema, non so quanto, perché diciamo lui va da una parte, io vado dall'altra, alla fine ognuno va da una parte, ma ognuno di noi penso che influenzi l'altro, soprattutto per l'abnegazione, la serietà, la passione. Gabriele, diciamo, è una persona che vive per il cinema, la sua vita è il cinema, e questa è oltre, diciamo, ai suoi film e al suo modo di farli, questa è la più grande lezione che ti può dare standogli accanto. Oh, buonasera maresciallo, mi raccomando, ricordatevi della mostra. Certo, 7, certo. Mi ripromettevo di lavorare con Valeria proprio per questa amicizia, però insomma sono sempre stato in attesa di un ruolo che ritenessi giusto per lei. E questa volta è arrivato, mi sembrava che questo personaggio per Valeria fosse giusto, perché diciamo è una donna concreta, solida, però anche moderna, con una sua visionarietà che è da ricondursi più che altro alla sua stravaganza e non al luogo, cioè non è perché è una donna del sud che parla con i morti, che vede i morti, ma è perché è una donna stravagante, visionaria, anche un po' fuori di testa, doppia. Che filibustiere che sei! Tu, Frank e Gabriele, siete tutto quello che ho. E soprattutto tu, che potresti essere mio padre. Come mio padre? Vabbè, poi dici, mio fratello maggiore. E già non andrà così, se permetti, scusa. Riccardo invece mi sembrava che fosse perfetto per questo ruolo. Quando l'ho scritto ho pensato subito a lui, perché gli ho subito individuato una vena di commedia, che in questo film lui ha potuto mettere completamente a nudo, e secondo me il risultato è eccellente. Quando poi ho pensato, ma cavolo, ma questi stanno anche insieme nella vita, ho pensato come un valore aggiunto, ma come un qualcosa di successivo, nel senso non ho un approccio morboso con gli attori, non li scelgo perché assomigliano o per mettere a nudo le loro cose personali, c'è chi sceglie gli attori anche in questo modo, no? Chissà che un attore può mettere in scena anche sullo schermo parte non solo della vita del personaggio ma della propria vita, ma io non ho questo approccio morboso, per cui è una considerazione che ho fatto quasi successivamente, però dovendo interpretare un fratello e una sorella è chiaro che tutta la loro dimestichezza, la familiarità appunto che c'è tra di loro me la sono ritrovata sullo schermo come un valore aggiunto ai personaggi. Quello è stato un film fatto in un momento in cui tutti quanti ci preoccupavamo dell'integralismo, no? Della pericolosità dell'integralismo. Solo che quando parliamo di integralismo parliamo sempre di integralismo islamico, e diciamo io invece lavorando in quel film mi sono reso conto cosa fosse l'integralismo in generale, cioè anche l'integralismo cattolico è pericoloso quanto l'integralismo islamico. Quindi mi sono ritrovato su un set che non mi aspettavo e diciamo ho reagito in qualche modo, perché un attore di formazione europea può pensare che allenandosi, per esempio io posso pensare che allenandomi, andando in palestra, soffrendo, facendomi venire un po' di muscoli, magari posso fare un ex pugile, uno che da giovane faceva il pugile, ma non posso mai pensare che allenandomi potrei mai fare miracoli. Ecco, Jim Caviezel e Mel Gibson in quel film, Jim Caviezel era l'attore che interpretava Gesù, pensavano che applicando il metodo Stanislavski fosse possibile far miracoli, per cui lui andava in giro per le strade di Matera benedicendo bambini e augurandosi di poter moltiplicare pani e pesci. Questo io non lo condivido, per me questo è tutto ciò che è blasfemo. Per cui diciamo, ho provato su quel film un fastidio legato ad un modo tutto
tutto lontano dalla mia formazione di vedere, di guardare al sacro. Poi soprattutto un attore non può far tutto, anche questo è stato, diciamo, per me un problema, perché puoi salire sulla croce o se sei ben pagato, o se hai un rapporto eccezionale col regista, o se magari nel corso di questo tuo salire sulla croce provi, diciamo, un riscontro spirituale gratificante. Io non ho avuto questo, non avevo un ottimo rapporto con Gibson e non avevo nemmeno una buona paga, per cui salire sulla croce è stato un qualcosa di veramente pesante che ho cercato di evitare ogni qualvolta se ne presentasse l'occasione. Puro paese nostro la vita cambierà per tutti, perché pure laggiù gli uomini si stanno in baranna, che un mondo deve cambiare. Certo dicono che un mondo così fatto non sarà migliore, ma io Luca ci credo invece. E so che domani la vita tua sarà più giusta e più onesta. Io non vedo questo neorealismo personalmente, io vedo, diciamo, una realtà invece fortemente edulcorata, raccontata attraverso uno sguardo che non è quello della lezione neorealista, ma è quello della TV. Vedo le cose vere raccontate fintamente, personalmente. Trovo che ci sia una fioritura di registi, di sceneggiatori, c'è un patrimonio ormai che è stato costruito, perché alla fine degli anni 70 praticamente non esistevano più gli autori, soprattutto non esisteva più il pubblico che andava a vedere i film italiani. Anzi, era noto quello spettatore che diceva: io vado al cinema ma non vado a vedere mai film italiani, no? C'era proprio un sospetto. Adesso questo non c'è più, quello spettatore lì forse non esiste più. Si è ricreata una fiducia tra il cinema italiano e tra gli spettatori. Però sono più portato a credere che quando fino a 7-8 anni fa si sbandierava in giro la crisi del cinema italiano, in quel momento invece c'erano tante persone che poi sono diventate anche la realtà di oggi, c'erano tante persone che stavano ricercando, no? Che stavano studiando, che stavano pensando, immaginandosi qualcosa. Il cinema, diciamo, l'esercente lo vede sempre come un punto d'arrivo, per l'esercente il cinema la sera ti deve portare un tot numero di biglietti, ma per chi lo fa il cinema è una ricerca. Nel momento in cui questa ricerca si dovesse fermare, muore il cinema. Ecco, io trovo che un po' d'anni fa magari c'erano le sale un po' meno piene, ma c'era più ricerca. Oggi, diciamo, ci sono le sale forse con qualche spettatore in più, ma questa ricerca temo che si sia fermata. Allora, oggi sono più contenti gli esercenti, ma lo saranno ancora domani? Laddove invece qualche anno fa erano un po' più scontenti, ma invece poi si è lavorato perché oggi accadesse qualcosa. Quindi, insomma, non sono, ecco, secondo me, i numeri la misura dello stato di salute di una cinematografia. La fortuna di chi fa il mio mestiere è che in qualche modo ognuno di noi poi lascia una traccia, per cui tutti i miei colleghi che fanno film si prendono la responsabilità di raccontare un pezzo della storia in cui sono vissuti e di lasciare tracce in futuro di questa loro indagine. Io da ragazzino pensavo di essere più sagittario, perché io sono cuspide, per cui sono un po' e un po'. Allora mi hanno detto che poi invecchiando si diventa un po' più simile al segno limitrofo. Qualcuno mi dice che sono diventato più sagittario. Non so se sono diventato in questo senso, essendo partito come attore e oggi più regista. Sono due mestieri che spingono uno da una parte e uno dall'altra. Anni fa ho pensato che il fatto di farli entrambi fosse, diciamo, espressione di una schizofrenia conclamata con cui io in qualche modo ho imparato a convivere.